Le felicitazioni servono a poco, adesso insomma contano i fatti, no? E allora provo a farti delle domande magari un po' fuori dalle righe, iniziando da una. Teramo e la provincia esprimono un parere opposto a quello della regione. Questo è perché ce n'è uno solo di Paolo Gatti a Teramo? No, allora in provincia di Teramo ha prevalso di qualche centinaia di voti il centro-sinistra, diciamo più o meno un pareggio, fa parte anche un pochino dello storico. La provincia di Teramo non è mai stata, diciamo, provincia di centrodestra, ha espresso sempre una lieve prevalenza per il centro-sinistra, è andata così anche questa volta, sia pure per pochi voti, è uno stimolo a migliorare. Paolo, ti vidi il giorno 10 marzo, giorno delle elezioni, ti vidi casualmente in Piazza Martiri da solo, avevi appena finito di pranzare e ti chiesi, ti vedo un po' teso, tu mi dicesti no, assolutamente no, ti sbagli, sono convinto che eri un po' teso, ma è una tensione normale, era una tensione normale, eri certo di ottenere il risultato che hai ottenuto? Veramente, intanto il giorno delle elezioni io faccio sempre, diciamo, i miei riti un po' Ah, ecco, era un scaramantico, quindi ho rito. pranzato da solo. No, veramente ero tranquillo. Ovviamente non è che il centrodestra avesse un vantaggio di 30 punti, quindi forse un po' di apprensione c'era per quello, insomma, tutto normale. Beh, insomma, 10.867 voti ce lo ricordano alle tue spalle, sono un risultato stratosferico che perlomeno... Insomma, Nessuno si aspettava. no, sinceramente no, e che per te può voler dire molto. Adesso, al di là di quel che accadrà in regione, ma credo che la responsabilizzazione che ti danno questi elettori sia totale. È così, diciamo ogni volta che sono stato eletto che poi ho avuto sempre questi risultati enormi o stratosferici, come dici tu, io ho avvertito fortissima la responsabilità di restituire con l'impegno, la presenza, la dedizione, è così anche questa volta, la sento la responsabilità che dovrò meritarli giorno per giorno, lo farò. Ad un certo punto, per noi operatori della comunicazione, durante la più bella campagna elettorale che io ricordi, sembrava esserci più bagarre politica fra te e i tuoi competitor della stessa lista che con il centro-sinistra. È stata una sensazione sbagliata? Sinceramente io questo non lo so, perché quando faccio la campagna elettorale è stato così anche questa volta, sono molto concentrato sul lavoro che devo fare e vado dritto per la mia strada, quindi non saprei dire cosa è successo intorno, ecco. Quanto e come farai pesare questo largo consenso? No, semplicemente No, Teramo se lo aspetta, voglio dire, cioè. Farò quello che ho detto come al solito. Cercherò di restituire forza alla rappresentanza politica di questa provincia. Sarò molto presente, terrò una segreteria politica aperta, un luogo dove tutti potranno venire a chiedere un consiglio, un'informazione, a fare una proposta. Il ritorno della politica, per come la intendo io e per come dovrebbe essere, io questo lo farò. Non sarà tanto, ma non è poco. Beh, non è poco neanche il fatto che ce ne siano sette di esponenti territoriali, il fatto che tu ne abbia quattro avversi con ogni probabilità dovrebbe aiutare il territorio a fare di più e meglio, paradossalmente. Adesso siamo 3 di centrodestra e 4 di centrosinistra per la provincialità. Vabbè, cercherò di lavorare per due, così faremo 4 pari. E che cosa e dove ti piacerebbe lavorare in particolar modo? Cioè, io Ma ho adesso sentito Paolo Gatti, presidente del Consiglio regionale, in campagna elettorale. Adesso leggo altre cose. le mie preferenze sono irrilevanti. Adesso poi il presidente, dopo qualche giorno di vacanza, che tanto non siamo stati ancora proclamati, penso che saremo proclamati tra una settimana e 10 giorni. Il presidente farà le sue valutazioni, la coalizione farà le sue valutazioni, poi vediamo, ma tanto l'importante è mettersi a lavorare, poi esattamente su cosa si vedrà. Per esigenze tecniche ho meno di un minuto, però ti chiedo, guardandoti dietro, guardandoti alle spalle, il fatto che alla fine Paolo Gatti non è stato candidato sindaco a Teramo, ci hai pensato più volte in questi giorni? Ma quella è stata la mia scelta, nel senso Appunto. che,
stata una mia scelta dettata da ragioni personali, in primis, che poi si sono incastrate anche con una valutazione complessiva, cioè vedevo pezzi di coalizione non convinti, non entusiasti, e quindi oltre alle valutazioni di carattere personale c'è una valutazione di carattere politico. Ovviamente non è un mistero che ottenga molto la città di Teramo, e ovviamente il fatto di aver perso le elezioni a maggio è una cosa che mi è dispiaciuta, però voglio dire, si vota una volta ogni 5 anni, quindi non è che abbiamo perso per sempre, cercheremo di rimediare.